Bentornati ad una nuova puntata del ciclo Pillole Digitali, 10 minuti dedicati ad agevolare l'esercizio della cittadinanza digitale. Il programma Pillole Digitali è una iniziativa del Comune di San Benedetto del Tronto e curato dal settore Servizi al Cittadino, Innovazione e Valorizzazione del Territorio, nell'ottica di facilitare il rapporto tra i cittadini e i servizi digitali del Comune. Oggi parleremo della carta d'identità elettronica e di come si usa online. La carta d'identità elettronica di nuova generazione, la 3.0, non è soltanto un documento di identità per il riconoscimento personale. È dotata infatti di un microchip che contiene tutte le nostre informazioni, tranne le impronte digitali. Al momento del rilascio, assieme alla carta vengono consegnati due codici di sicurezza, proprio come le SIM dei telefonini. Il PIN, che consente di fruire dei servizi per i quali la CIE è stata pensata, e il PUC, che è il codice che ci aiuta quando per errore abbiamo digitato per più di 3 volte un PIN errato. Nel caso in cui tali codici fossero stati smarriti, è sempre possibile richiederne una copia semplicemente inviando una email al proprio comune. A oggi sono state erogate oltre 24 milioni di carte di identità elettroniche, un numero che ci fa comprendere quanto diffuse siano nella popolazione italiana e di conseguenza quanto siano importanti come mezzo per accedere ai servizi pubblici online. Ma non è tutto, poiché attraverso la CIE è anche possibile firmare digitalmente i documenti informatici da inviare alla pubblica amministrazione. Una funzione utilissima per evitare di far circolare la carta, di stampare lettere e documenti, di scansionare gli eventuali documenti firmati a mano con penna. Predisponiamo ora ciò che occorre per usare la carta d'identità elettronica per farci riconoscere dai siti web della pubblica amministrazione. E allora andiamo a installare la applicazione CIE ID. Ciascuno nel proprio telefonino, sia esso Android o Apple, troverà questa applicazione. Una volta installata la possiamo aprire. E qui abbiamo la possibilità di configurare e registrare la nostra CIE. Subito dopo aver accettato la privacy policy, dobbiamo avere a disposizione quindi la carta d'identità elettronica e il PIN. Andiamo avanti, registra la tua carta. Quindi andiamo ad inserire adesso le cifre del nostro PIN, mettiamo la carta d'identità sotto il telefonino nella parte alta. Come vedete, registrazione in corso. La registrazione della carta è terminata con successo. Alternativamente, dopo questo passaggio, possiamo anche scegliere di usare un metodo di riconoscimento biometrico, impronta digitale o riconoscimento facciale. Ora andiamo sul sito di una pubblica amministrazione, per esempio quello dell'INPS. In alto a destra clicchiamo su Entra in My INPS e andiamo a scegliere la modalità CIE per l'ingresso. Scorrendo in basso abbiamo quindi Entra con CIE. Clicchiamo. A questo punto scegliamo di proseguire la nostra autenticazione con il nostro smartphone. Qui dobbiamo andare a mettere il codice in alto a destra della CIE, il numero di serie della nostra, del nostro documento. Fatto questo, andiamo a cliccare su Procedi. Ora riprendiamo in mano il telefonino e scansioniamo questo codice QR. Scansiona codice QR, diamo l'ok per l'accesso alla telecamera e inquadriamolo, ed ecco che quindi l'applicazione CIE ID ci chiede di appoggiare nuovamente la carta
autenticazione in corso, autenticazione eseguita con successo. Ci viene dato un 6802 come codice che dobbiamo quindi inserire nella pagina di IMSS. Clicchiamo poi su procedi ed ecco che una volta autorizzato l'invio dei dati a IMSS stesso, siamo nella nostra pagina personale del sito dell'IMSS. Vediamo ora la seconda caratteristica, e cioè riuscire a firmare un documento elettronico attraverso la CIE. Dobbiamo installare l'applicazione CIE Sign dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Strato. Una volta installata, la apriamo, accettiamo come al solito la privacy policy e vediamo che questo è un metodo per la firma elettronica avanzata, che è utile per firmare i documenti che possono essere inviati alla pubblica amministrazione, ma anche come strumento di firma elettronica tra privati nei limiti della legge. Occorre anche qui il PIN a 8 cifre e la disponibilità della carta elettronica. Dunque, andiamo a registrare anche su questa applicazione la nostra carta d'identità elettronica e quindi clicchiamo su Registra. Solita schermata che abbiamo visto anche poco fa. Scorriamo tutti i suggerimenti. Andiamo ad inserire il codice a 8 cifre della nostra carta e poi appoggiamo la carta d'identità sul retro del nostro telefonino. In questo caso registrazione in corso, registrazione carta terminata. Anche qui possiamo accedere con i dati biometrici. Molto simpatico il metodo per inserire una nostra firma grafica, e quindi scriviamo con il dito la nostra firma, che potrà poi essere apposta ad un documento. Ma il documento lo andiamo a creare direttamente dal telefonino o volendo anche dal computer, nessun problema. Creiamo un nuovo documento informatico usando un qualsiasi strumento disponibile all'interno del nostro telefonino o, come detto, anche nel computer. In questo caso userò Google Docs, quindi accedo all'applicazione Google Docs, creo un nuovo documento all'interno di questa piattaforma, do un nome al file e poi comincio a scriverlo. In questo nostro esempio scriveremo una lettera al signor sindaco del comune di San Benedetto del Tronto. Compiliamo l'oggetto della lettera e facciamo un esempio di testo. Una volta completato il nostro documento elettronico, possiamo aggiungere una postilla: documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa. Questo per far capire che non è che manca la nostra firma con la penna, ma è un documento firmato digitalmente. Fatto questo, andiamo a cliccare condividi e esporta. Clicchiamo su invia una copia e in questo modo possiamo scegliere il formato PDF. Salviamo il nostro file all'interno del nostro telefonino, quindi salva il file in una cartella che per questo esempio abbiamo chiamato test. Torniamo sulla nostra applicazione CIE Sign. In basso a destra clicchiamo sul più per andare ad aggiungere il nostro documento appena creato.
Dopodiché in basso andiamo a cliccare su firma con CIE. Possiamo scegliere di firmare in modalità P7M oppure firmare con una firma grafica, quella che abbiamo inserito poco fa, oppure firmarlo senza che appaia la firma grafica. In questo caso scegliamo di firmare con la firma grafica. Quindi andiamo a posizionare la firma laddove meglio crediamo, inseriamo il codice oppure procediamo alla scansione facciale o al riconoscimento dell'impronta digitale, appoggiamo la carta di identità sul retro del telefonino ed ecco che da firma in corso passiamo a firma effettuata con successo. Andiamo poi a verificare la nostra firma, quindi clicchiamo sul documento in alto a destra, verifica firma, e vediamo che tutto è andato a buon fine. Abbiamo visto dunque che la carta d'identità elettronica ha due grandi ed utilissime funzioni, quella per accedere ai siti web della pubblica amministrazione e anche quella per firmare digitalmente i documenti informatici anche per l'invio verso la pubblica amministrazione. E per questa puntata è tutto. Vi saluto invitandovi ad ascoltare la prossima pillola digitale. Grazie.